dai, ci piglia per il culo tutta l'Italia stavolta. Andiamo! Riga, 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 go! Riga, go! Eravamo in ritiro. Purtroppo non... Purtroppo in estate non mi allenavo io, quando andavo in vacanza. Quindi arrivavi sovrappeso. E arrivavo 3-4 kg sovrappeso, che poi comunque fortunatamente riuscivo a eliminare subito. Allora ci fu... Bomber, mettiti la cintura, visto, sennò sono... ha ragione. Poi ci fanno la multa. Il bomber non la, la paghi te, la paghi te. No, c'è crisi. Questa è diseducazione, scusatemi. Educhiamo alla guida, educhiamo sicura. Alla guida sicura. Sempre certo. La cintura. Chiedo venia. Esatto. E quindi nulla, eravamo in ritiro con, allora, con la Fiorentina. Con la Fiorentina. Con la Fiorentina, perché lo sai, i fiorentini sono fantastici su queste cose qui, sono pungenti, sono ironici, sono sarcastici, no? Insomma, però alla fine poi sono belli. Allora mi disse, bomber, leva l'ancora! Lì nello spogliatoio cosa succedeva? Quando c'era chi? C'era Mondonico, allenatore, no, sì, c'era Maresca, Chiellini giovanissimo. C'era Giotto. Nakata com'era? Giapponese, aveva abitudini. Un ragazzo stare. Fantastico, molto taciturno, però una persona splendida, professionista esemplare. Rompeva coglioni? Nakata? Lo dovevi insultare per farlo parlare, nel senso stava buono. Nel suo... No, erano tranquillo, chiacchierava, però diciamo, che ne so, magari prima di una partita lo trovavi con la fascia gli scaldava la schiena a leggere un libro. No, mitico. Un paio di pagine di un libro. Così. Oh, e Miccoli invece io il libro. Io e Micco non lo leggiamo neanche se abbiamo 15 ore a disposizione un libro. E Miccoli com'era? Anche perché Miccoli non sa leggere, ragazzi. No. Ciao Fabri!